Buongiorno e bentrovati con il TG Mattino di TRG e con le notizie di oggi, martedì 12 aprile 2022. Iniziamo come di consueto con lo scenario nazionale, siamo alle pagine della Nazione, in apertura vertice flop, Putin attaccherà ancora. L'austriaco Nehammer pessimista dopo il faccia a faccia con lo zar, Mariupol sotto assedio, 10.000 civili morti e 30.000 deportati. Draghi intanto vola in Algeria, un patto per portare a 9 miliardi di metri cubi la fornitura di gas. Il premier: ci affranchiamo da Mosca. E poi la fotonotizia, che invece è dedicata alla schiacciata di Alessia Campionessa, vittima dopo 3 anni dello stesso stalker che è stato denunciato. È un impiegato di banca, un 55enne di Novara, Angelo Persico, che è stato di nuovo arrestato come 3 anni fa con la stessa accusa, ovvero stalking. Vittima è sempre Alessia Orro, di 23 anni, pallavolista della squadra monzese e della nazionale. Ragazzi, ha detto, denunciate sempre perché da soli è peggio. E poi le anticipazioni dalle città dell'Umbria: da Perugia vende il Rolex, viene truffato, l'assegno è ricco però risulta falso. A Foligno la denuncia di un papà: mio figlio picchiato con calci e pugni da un bullo a scuola. E poi gli eventi di un'Umbria che riparte: Umbria Jazz e Due Mondi sono in arrivo, altre grandi star. Vediamo anche la prima pagina del Messaggero, in apertura la battaglia finale di Mariupol, i Marines ucraini, munizioni finite, Zelensky dice migliaia di vittime civili, mentre i russi preso il porto. E poi per l'economia, dall'Umbria freni, il sottosegretario del MEF: stop alle accise già prorogato, benzina ancora sconti e le tasse non aumenteranno. C'è intervista proprio con le pagine del Messaggero, di nuovo la mossa della campionessa, Alessia lo stalker, la denuncia e dunque l'arresto. E poi invece il pistolero di Pescara, che è stato catturato dal tassista, aveva ferito un cuoco ed è stato dunque preso. Vediamo alcune notizie proprio dallo scenario internazionale con le pagine della Nazione: gli sforzi diplomatici, Putin non ascolta e non si ferma, fallisce anche la missione austriaca, il cancelliere Nehammer: non è stato un colloquio amichevole, parole chiare e dure sui crimini di guerra. Nessun cedimento, l'avvertimento: finché le persone moriranno in Ucraina, le sanzioni continueranno a essere inasprite. La ministra tedesca ha detto: Kiev ha bisogno di altro sostegno, innanzitutto di armi pesanti, è tempo di pragmatismo. E ancora per la Nazione: l'incubo delle molestie torna a perseguitarla dopo 3 anni, arriva lo stalker della campionessa. Alessia Orro, della nazionale di volley, ha sporto ancora denuncia. L'uomo, dunque 55enne, un impiegato di banca, ed è stato arrestato. Ha mandato proprio un messaggio ai ragazzi e alle ragazze, ha detto: non abbiate paura di denunciare, so quanto è difficile, ma affrontare tutto da soli è ancora peggio. L'uomo faceva appostamenti e pedinamenti continui anche quando la giovane atleta era in trasferta. E poi la sfida energetica, di cui dicevamo in apertura: più gas da Algeri per tagliare i ponti con Putin, è stato firmato l'accordo dal Nord Africa, 9 miliardi di metri cubi l'anno in più, un terzo di quanto arriva dalla Russia. Draghi dice presto altre intese. E con le pagine del Messaggero invece si parla, come dicevamo, dell'intervista a Federico Freni, sottosegretario del MEF: benzina, sconti prorogati, no all'aumento delle tasse. Daremo, ha detto, continuità alle misure per famiglie, con il raddoppio del prelievo su affitti e BTP, la riforma però rischia il binario morto. Sul gas ha detto: stiamo ancora pagando una lunga stagione di veti eccessivi sulle politiche energetiche. Passiamo avanti, e restando sempre però alle pagine del Messaggero, parliamo della cultura. Una delle pagine proprio dedicata allo spettacolo è rivolta a Spoleto, al Festival dei Due Mondi, con l'intervista a Monique Vaught, che è la direttrice proprio artistica del Festival in Umbria, che ha illustrato gli eventi in programma dal 24 giugno prossimo fino al 10 luglio. I Due Mondi alla scoperta dell'America, ho chiesto alle orchestre, detto la Vaught, di lavorare su musiche dagli USA come Glass e Copland, con Barbara Hannigan protagonista. E dunque la presentazione proprio di tutti gli eventi che animeranno la città di Spoleto.
Veniamo anche alle notizie però che riguardano l'Umbria, restiamo ancora alle pagine della Nazione, dall'Altotevere muore schiacciato dalle lastre di vetro, una tragedia sul lavoro, un terribile incidente in un'azienda di San Giustino che si è verificata nella giornata di ieri, vittima è Enzo Boriosi, 65 anni, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, vedremo più nel dettaglio che cosa è successo proprio dalle pagine dei quotidiani fra poco, intanto andiamo avanti, cambiamo argomento, come detto l'Umbria riparte dagli spettacoli, altre star sono in arrivo, ad esempio ad Umbria Jazz e anche al Due Mondi di Spoleto, ma non solo, anche nelle altre città dell'Umbria, Gualdo Tadino con Suoni Controvento e anche a Gubbio con il festival che torna Doc Fest. Intanto dicevamo ancora con le pagine della Nazione, le anticipazioni, da Foligno il padre di un ragazzo ora denuncio perché il figlio è stato preso a pugni, dice, da un bullo dentro la scuola. A Gubbio invece si parla di sanità con l'appello di 400 residenti nella zona sud del comune, senza più un medico di famiglia, si dicono abbandonati. E poi da Terni invece si discute sul caro bollette, tariffa rifiuti e bagarre in commissione. Vediamo ancora le notizie se ci riusciamo, altrimenti mandiamo subito un primo servizio che riguarda la presentazione di tutto il parterre di Cantine Umbre che c'è stata proprio ieri al Vinitaly, perché l'Umbria è proprio in pole position con oltre 50 cantine. Ma sentiamo tutti i dettagli di quanto accaduto ieri a Verona nel servizio di Cinziatini. È stato il Salone del Vino a Verona, al Padiglione Umbria di Vinitaly, il palcoscenico per la presentazione al pubblico dell'edizione 2022 di Holly Wine, l'evento dedicato al vino promosso a Città di Castello dai giovani imprenditori in programma dal 30 aprile al 2 maggio presso Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Presenti tra gli altri il sottosegretario alle politiche agricole Gianmarco Centinaio, il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, l'assessore al turismo e commercio di Città di Castello Letizia Guerri, Sandro Camilli, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier dell'Umbria. Le cantine saranno come sempre le protagoniste indiscusse con le loro etichette, le loro storie, le loro scommesse e le loro sperimentazioni in vigna e in cantina. Tra le novità di quest'anno, per la prima volta la FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, sta collaborando con la manifestazione nella definizione dei contenuti di alcuni seminari di approfondimento. Tra le grandi novità, un'area speciale dedicata allo champagne. Sarà allestita un'area con produttori di vini leggeri, detti da merenda, curata dal divulgatore Francesco Saverio Russo. Non mancheranno inoltre, come ogni anno, le cantine del territorio dell'Alta Umbria, oltre alle esclusive degustazioni e masterclass curate dall'Associazione Italiana Sommelier. Eccoci di nuovo, abbiamo risolto i problemi con la tecnologia, dicevamo in apertura purtroppo su tutti i quotidiani perché anche il Corriere dell'Umbria dedica proprio il titolo principale all'ennesima tragedia che si è verificata sul lavoro a San Giustino in una fabbrica, infortunio sul lavoro, l'operaio aveva 65 anni e risiedeva nella vicina Sansepolcro, muore schiacciato da lastre di vetro, anche con il Messaggero torna proprio in apertura questo fatto di cronaca, operaio muore schiacciato da lastre di vetro, allora vediamo cosa è accaduto proprio con le pagine della Nazione, siamo nell'Altotevere, tragedia in un'azienda di San Giustino, per Enzo Boriosi non c'è stato nulla da fare, era il presidente del Velo Club di Spoleto, leggendo proprio alcuni passaggi dall'articolo di Cristina Crisci, la tragedia nel tardo pomeriggio di un lunedì d'aprile a fine turno negli stabilimenti della Lansiglas, l'azienda che lavora il vetro nella zona industriale di San Giustino, un uomo di 65 anni, Enzo Boriosi, originario di Pieve Santo Stefano, ma residente a Sansepolcro, resta schiacciato tra due pesanti lastre di vetro blindato. Immediato l'allarme dato dagli operai della ditta che avevano sin da subito capito la gravità di quello che era successo al collega. I medici del 118 giunti nell'azienda hanno cercato di rianimarlo per circa un'ora senza purtroppo esito positivo. Il cuore di Boriosi aveva smesso di battere. Gravissimi i traumi da schiacciamento riportati e le lesioni provocate dall'impatto con le lastre di vetro. Per i rilievi del caso i carabinieri della stazione di Città di Castello insieme a quelli di San Giustino e ai vigili del fuoco. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso delicati accertamenti da parte dei tecnici del servizio della sicurezza sul lavoro della USL Umbria 1 incaricati
incaricati dalla Procura della Repubblica di Perugia di ricostruire i fatti ed eventuali responsabilità. Boriosi da tanti anni lavorava in questo settore e aveva maturato nel tempo molta esperienza. Era una persona affidabile e precisa, dice chi lo conosceva. Saranno dunque le indagini a ricostruire come e perché sia potuto accadere un così terribile incidente. La notizia della morte di Boriosi ha fatto il giro della Val Tiberina, dove era molto conosciuto. Da anni infatti era impegnato e attivo nell'associazionismo sportivo, in special modo il ciclismo. Era presidente del Velo Club San Sepolcro e promotore di tante iniziative ed ha sempre impegnato anche nella vita della cittadina biturgense. L'allarme, come detto, è stato lanciato proprio dagli stessi operai che hanno assistito alla scena, le indagini in corso della USL Umbria 1. E vediamo anche, dicevamo, l'apertura con il Corriere dell'Umbria. Dopo la cronaca si parla di cultura con gli eventi al Festival dei Due Mondi. In arrivo 500 artisti, è stato presentato il calendario degli appuntamenti culturali dal 24 giugno al 10 di luglio a Spoleto. E poi invece il maxi concorso in provincia, è stato chiesto l'accesso agli atti, l'opposizione vuole accertare eventuale partecipazione di collaboratori della presidente Proietti, segnalate anomalie nelle selezioni alla VOS. Con il Messaggero invece in apertura anche le particelle radioattive di Chernobyl che sono in circolazione in Umbria, provengono dall'esplosione del 1986, lo ha stabilito l'ARPA. Sono state trovate anche sostanze da Fukushima. A Perugia, anziani seguiti e truffati, attenzione ad un ragazzo biondo con un'auto scura, dunque tornano le truffe agli anziani. E ancora le notizie, dottoressa morta in vacanza, alcol test all'autista indagato. Parliamo della giovane Lucia Meneghini, deceduta sul colpo dopo l'incidente. Alcol e droga test al conducente del furgone che ha violentemente tamponato l'auto in cui viaggiavano le tre giovani in Giordania. Le tre turiste umbre, Lucia Meneghini che purtroppo è deceduta, Marta Orsini e Cristina De Propris, ancora ricoverate all'ospedale di Amman con riserva di prognosi. La ragazza purtroppo, come noto, è morta sul colpo. E poi anche con il Messaggero in apertura agli eventi, ecco le ultime stelle, Umbria Jazz è servito, Hancock torna all'Arena Santa Giuliana proprio per il festival. E a proposito di festival, alla Maratona del Due Mondi 60 spettacoli che sono stati presentati per la città di Spoleto. Vediamo tutte le notizie allora più del dettaglio, restiamo ancora alle pagine del Messaggero. Dicevamo in apertura, le particelle radioattive di Chernobyl che sono ancora in circolazione provengono dall'esplosione del 1986, lo ha stabilito il monitoraggio dell'ARPA, i livelli della situazione di aria e acqua sono tutti sotto controllo. La centrale, per quanto riguarda la centrale, rimane ancora, si legge, la paura del disastro. Da 11 anni l'istituto monitora con grande scrupolo l'andamento, sono state peraltro trovate anche sostanze provenienti dalla centrale di Fukushima. Dalle città del cratere a rischio chiusura ai cantieri del sisma, in assenza di provvedimenti straordinari potrebbero essere a chiusura i crateri della ricostruzione post terremoto, se ne è discorso nella giornata di ieri in un incontro fra la delegazione di ANCI Umbria insieme ad alcuni imprenditori con il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, e si tratta proprio del primo di una serie di incontri con i sindaci del cratere umbro per segnalare le gravissime difficoltà delle imprese. Di questo si parlerà nel nostro TG Plus delle 14:15. Intanto noi andiamo avanti, parliamo della sanità, l'uscita dalle ondate del virus. Per quanto riguarda i ricoveri, l'Umbria resta da record, al top in Italia, oltre 40 degenti Covid su 100. Dunque record quanto a occupazione dei posti letto non critici, che sono 278, mentre continuano ad oscillare tra 6 e 7 i posti che sono occupati in terapia intensiva. Più in generale si registra un lieve rallentamento nella discesa della curva epidemica. Registrato tasso di positività dei tamponi in lieve risalita. Dottoressa morta in vacanza, alcol test al conducente indagato, di nuovo il dramma di Lucia Menghini, il violento scontro in superstrada, lei morta sul colpo, le due amiche e colleghe perugine sono ancora in prognosi riservata. E poi andando avanti con le notizie del Corriere dell'Umbria, in apertura si parla dell'accesso agli atti sul maxi concorso in provincia, l'opposizione vuole infatti accertare l'eventuale partecipazione
partecipazione dei collaboratori della Presidente Proietti, oltre 2.400 candidati per 4 posti. Graduatorie da scorrere, i candidati potranno essere assunti anche dai comuni. Fabbisogno definito dalla precedente amministrazione proprio per quanto riguarda i posti in provincia. E sulla selezione alla VUS sono state segnalate anomalie, nel mirino infatti la verifica proprio dei requisiti di ammissione, problemi sui tempi, rettificato l'avviso per 10 profili per motivi tecnici. Intanto interviene il PD con il capogruppo Simona Meloni che alla Presidente Tesei chiede di fare chiarezza sullo squilibrio dei conti. E poi intanto da Perugia la prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha detto sì al disegno di legge per i 12 milioni all'aeroporto San Francesco, approvato dunque l'atto della Giunta, i commissari di minoranza non hanno partecipato al voto. L'obiettivo passeggeri, il traguardo è 500.000 utenti in un anno. Sorsi di felicità al Vinitaly, lo abbiamo sentito dal servizio in apertura, la regione è stata presente a Verona alla più importante fiera del comparto del vino e tante sono le novità. Settimo vino in Italia per incremento è il Sagrantino, che cresce, di cui cresce il consumo. Caprai segna un più 66% sul 2021. Concorso nazionale, torna il premio Cerevisi a sfida tra le birre di alta qualità. Sempre restando al settore vino, Cotarella è il top of the top nella classifica dei personaggi più influenti del vino. Wine Power List è stata pubblicata dal sito specializzato Cronache di Gusto. Per quanto riguarda invece l'economia, a Pasqua i ristoranti sono già sold out, molti titolari dei locali hanno chiuso con largo anticipo le prenotazioni e dicono speriamo sia un segnale di ripartenza. Il ritorno dei turisti ad Orvieto è stata registrata anche la presenza dei primi stranieri. Vediamo anche le notizie con La Nazione, di nuovo in apertura il Due Mondi che abbraccia gli ucraini, che apre le braccia proprio alla popolazione ucraina, è stato presentato il programma dell'edizione numero 65. 60 eventi con più di 500 artisti, tra cui quelli provenienti dal paese invaso. Sinergia anche con l'Umbria Jazz, a Spoleto anche Lirica e Jazz. Vot dice Pagnotta è stato un vero compagno di strada. Nelle piazze e nei teatri, in scena le migliori esperienze mondiali, valorizzati luoghi non convenzionali. Anche con La Nazione si parla di turismo, un turismo che si muove, però il 2021 è stato negativo perché infatti il bilancio conclusivo parla di un meno 30,8% di arrivi rispetto al 2019, sono crollati soprattutto gli stranieri, meglio comunque del 2020 rispetto a quell'anno, infatti c'è stato un più 47,6% negli arrivi e più 47,7% nelle presenze. Per quanto riguarda la ricettività, gli alberghi da 507 si scende a 490, per l'ex alberghiero disponibili ci sono 5.639 strutture. Voglia di ripartenza con i grandi eventi Umbria Jazz, Quante Star, Jill, Hancock e Didi. Il cartellone dell'Arena si completa con dei ritorni eccellenti dal Brasile, il grande Gilberto, poi la Bridgewater e il pianista di Chicago. Le prevendite sono in corso, cresce soprattutto l'attesa per Jeff Beck, chitarrista e cantante britannico. Con il quotidiano La Nazione si parla anche del Festival del giornalismo, Il Mondo a Perugia, un successo incredibile, è stato detto superiore alle aspettative, lo hanno dichiarato proprio gli organizzatori. Il prossimo anno ci sarà anche il Teatro del Pavone come location per le presenze. Per la prima volta gli stranieri hanno superato gli italiani, ospiti da ben 60 paesi. Sul futuro, dicono gli organizzatori, si tornerà nel 2023, dal 19 al 23 di aprile. Sarà un'edizione ancora più forte. E poi invece un biglietto unico per 5 musei, perché da oggi l'iniziativa parte aspettando il Perugino, il Rinascimento a Perugia. Il circuito unisce la Cappella di Severo, il Museo del Capitolo, Cambio, Mercanzia e Palazzo Baldeschi. Costa 13 euro e dura ben 3 giorni. In primo piano la cronaca con La Nazione. Picchia il compagno nel cortile della scuola, a Foligno il racconto del giovane che è stato aggredito, calci e pugni, è stato ricoverato. La preside, stiamo verificando l'accaduto. Leggendo più nel dettaglio dall'articolo di Alessandro Orfei, ragazzino aggredito sull'ingresso della scuola, a denunciarne l'accaduto il papà in una lettera aperta nella quale ricostruisce l'episodio e stigmatizza la mancata presa di distanza da parte della scuola, verso la quale presenterà querela per omesso controllo. Denuncia annunciata
violata anche nei confronti dell'aggressore, l'altro ragazzino. I fatti all'ingresso della scuola media Gentile da Foligno venerdì scorso. Il ragazzino era stato minacciato e quella mattina la resa dei conti, un'aggressione fisica, dice il papà, a pugni e calci all'interno del cortile sotto gli occhi degli altri studenti. La dirigente scolastica, la professoressa Giuseppa Zuccarini, non nega la vicenda e annuncia di essersi invece già mossa. Siamo all'opera, ha detto, per accertare i fatti. La scuola sta svolgendo verifiche interne per ricostruire la dinamica e l'episodio. Sono in contatto con le famiglie dei ragazzini interessati e con l'obiettivo di capire come si sono svolti i fatti. Una volta ricostruita l'intera vicenda, decideremo sul da farsi prendendo i giusti provvedimenti. Intanto da Perugia adolescenti c'è il sostegno psicologico, parte il servizio di Comune e ASL 1. Parte proprio dalla giornata odierna il nuovo servizio di sostegno psicologico del Comune e della ASL 1 dedicato agli adolescenti nell'ambito del progetto Ottavo Segno. E poi per la Polizia Municipale invece da Perugia, ritardi su taser e unità cinofila, cambiano le regole per le armi. Il Consiglio modifica la norma sulla detenzione della pistola, la revisione ogni 5 anni. Sotto i riflettori questo fatto, sempre dalla città di Perugia, truffa del Rolex, finisce davanti al giudice, consegna per l'acquisto un assegno falso da 11.000 euro, il complice ancora da identificare riesce a rispondere al posto della banca. E poi invece, sempre per la cronaca, si avvicina alla ex compagna nonostante il divieto, è stato denunciato, l'allarme è scattato grazie al braccialetto elettronico. Sempre con la Nazione, una terra allo specchio, la vita degli Umbri si è accorciata. Un anno e mezzo in meno dal 2019. L'Istat e il fattore Covid, gli uomini sono scesi, si legge, da 82,1 a 80,9 anni, mentre le donne passano da 86,3 a 85,4. Cresce leggermente il numero medio dei figli per donna, da 1,15 a 1,17, e l'età del parto scende a 32,3 anni. Dunque l'Umbria è tra le 5 regioni d'Italia nelle quali la vita si è per l'appunto accorciata di più negli ultimi 2 anni. Per quanto riguarda la pandemia, intanto una comunicazione, perché il punto tamponi a Perugia da domani si trasferisce in via del Giochetto. La politica e il PD chiede la testa di Coletto, pure Fioroni dovrebbe lasciare. L'offensiva dei democratici, nomine a uso e consumo dei partiti, buco in sanità, liste di attese infinite ed economia in grave crisi. A dire tutto ciò è stato il segretario regionale del Partito Democratico, Tommaso Bo, in una conferenza stampa nella quale ha parlato della sanità umbra, ma anche delle preoccupazioni in merito alle recenti dimissioni del direttore regionale Paolo Reboani. Voto a maggioranza in commissione, arriva il via libera ai finanziamenti per l'aeroporto, strutture e compagnie aeree, 12 milioni in 3 anni. Queste dunque le notizie anche con la Nazione. Vediamo anche rapidamente alcuni titoli con i siti web. Su Umbria 24 si parla di economia e turismo. Pasqua in Umbria, gli albergatori dicono non sarà come prima del Covid, poi tornano gli americani. Tasso di occupazione al 60-65%, ma si spera ovviamente nel last minute. Bene il ponte della Liberazione. Su Perugia Today di nuovo il dramma sul lavoro a San Giustino, resta schiacciato dalle lastre di vetro, muore a 65 anni, incidente mortale in un'azienda, a perdere la vita un uomo di 65 anni di Sansepolcro. Su tuttooggi.info invece il fatto di Foligno, ragazzino aggredito all'ingresso della scuola, il padre denuncia l'istituto. Su Gualdo News in evidenza invece si parla di eventi con Fiorella Mannoia, che sarà a Gualdo Tadino, le prevendite partono proprio dalla giornata di oggi. Ed invece su TRG Media il ricordo del sindaco Stirati per la scomparsa di Chiara Frugoni, una studiosa di immensa autorevolezza, passionata e attenta, capace di portare una nuova inedita luce sul Medioevo. Queste proprio le parole del sindaco Stirati sulla scomparsa della Frugoni nella giornata dell'altro ieri all'età di 82 anni. Ma da Gubbio si parla però anche di eventi, perché torna in calendario nel mese di agosto il Gubbio Doc Fest. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio.
Mario Biondi, il soul man italiano per eccellenza, è il primo nome ufficializzato dall'organizzazione del DocFest di Gubbio per l'edizione 2022, la data il prossimo 26 agosto. Il secondo nome, ancora non trapelato ufficialmente ma già nell'aria per i ben informati, sarà quello di Achille Lauro, uno dei volti esplosi sul palcoscenico sanremese che a Gubbio dovrebbe approdare sabato 27 agosto. Le anticipazioni sabato 9 aprile nel corso di una serata evento presso il disco club Level a Gubbio. Le novità di quest'anno sono purtroppo la location, ma purtroppo e per fortuna, perché Piazza Grande è sotto, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione e ristrutturazione, quindi non è usufruibile, ma andremo a presentare i nostri spettacoli nel luogo che noi abbiamo chiamato Doc Arena, che si trova praticamente nelle vicinanze della pista ciclabile di Gubbio. Visione è il titolo di questa edizione del DocFest che dal 21 al 28 agosto nelle quattro aree tematiche musica, enogastronomia, arte, cultura e sport e futuro promuove eventi che si svolgeranno presso il Parco Ranghiasci e che faranno da corollario ai tre concerti di giovedì, venerdì e sabato. Quest'anno abbiamo vari argomenti, da Doc Arena come ha detto Alberto, ad hoc futuro, ad hoc cultura e sport e ad hoc enogastronomia, una settimana molto 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 ricca di eventi. Tornano le collaborazioni con l'Università dei Muratori, l'Accademia della Cucina, AIS e CAI Gubbio. Tutti i biglietti per i concerti saranno disponibili su Ticket One. Le notizie dalle città, iniziamo con le pagine della Nazione da Perugia. Fontivegge, cambiano due piazze, affidato il restyling del fronte stazione e del terminal bus, pensiline e più verde. Sarà un adeguato biglietto da visita per chi arriva e si sposta nella città. Ad Ellera Parco ricorda Renato Luigetti, primo passo per la riqualificazione, si è tenuta proprio una cerimonia. E poi anziani seguiti e truffati, occhio a un quarantenne biondo. Dunque di nuovo l'allarme furti, due casi in poche ore, individuati nei supermercati e poi abbordati. L'identikit è stato fornito da Gianni, auto scura, ha detto, barbetta incolta, capelli ricci e modi cortesi. Dunque di nuovo l'allarme, dai gioielli ai vestiti, il raggiro è quello di un giovane ex collega che ora sta facendo altro e chiede i soldi. A Fontivegge, tossico con il coltello minaccia vigilante, balordi senza controllo, dopo un nuovo fine settimana ad alta tensione per le interperanze e le botte all'esterno di un paio di locali etnici, ecco un nuovo caso e succede ancora a Fontivegge, rabbia e costernazione dei residenti. L'indagine, orologio extra lusso pagato con assegno falso, finisce a processo. E poi di nuovo la storia di una donna salvata dal braccialetto elettronico che limita le azioni dell'ex violento. È successo a Monteluce, aggredita dall'ex, salvata proprio dal braccialetto elettronico. Per l'agenda di nuovo incognito Jill e Hancock, ora Umbria Jazz è servito, ma si parla anche di Aspettando Perugino, un biglietto e cinque musei per i tesori del divin pittore, e poi Only Wine 2022 che si presenta al Vinitaly di Verona. Di nuovo la cronaca dalle pagine dell'Altotevere, muore schiacciato dalle lastre di vetro a San Giustino, ha perso la vita un operaio di 65 anni, non risulta anche ora chiara l'intera dinamica dell'accaduto. A Città di Castello, cambiando argomento, l'iniziativa Badia Petroglia, una nuova scuola ecosostenibile, ad Assisi un premio per ricordare il sorriso di Giuseppina Baldoni. A Gualdo Tadino, dopo il fotovoltaico, ora è scontro sugli impianti sportivi. E poi invece da Todi la questione, il comitato, un consiglio comunale per l'ospedale. Andiamo ancora avanti, siamo a Foligno, caccia alle uova, i bambini super contenti dell'esperienza perché in 50 hanno preso parte alla prima edizione della manifestazione. L'obiettivo era quello di raccogliere fondi per il reparto di pediatria. I numeri da Montefalco, l'Arnaldo Caprai cresce e annuncia un piano di importanti investimenti. L'ingresso Baldaccini entra nel capitale di K Digital.
Capitale, ex amministratore delegato di Umbria Group, che entra nel capitale sociale di Kappa Digitale e lo fa acquistando, riacquistando da Umbria Group il 21,8% delle quote societarie della startup. Da Spello il progetto, gli infioratori realizzano a Sanremo una sinfonia di fiori, infiorata musicale proprio nella città del festival. E a proposito di festival, da Spoleto si parla di nuovo del Due Mondi, Due Mondi di spettacoli, sono 60 in due settimane, saranno, perché è stato presentato il cartellone del festival, il secondo targato Vote. In città sono attesi più di 500 artisti provenienti da ben 36 paesi. Per quanto riguarda la viabilità del centro storico, sarà aperto senza limiti fino alla fine di maggio, ma anche sport da Spoleto, la notizia che arriva direttamente da Riccione, nuoto, Andolfi e Mancini volano agli assoluti, oggi tocca a Cagnoni. Da Terni invece Tarik, la SM ai condomini, così evitiamo gli aumenti, in almeno 100 casi trovata la soluzione con la ricalibratura delle mascelle dei rifiuti. Il presidente Mirko Menecali chiede, gli dice, tariffa puntuale non vuol dire risparmio. Il dibattito Movimento 5 Stelle, ora dimissioni, Masselli dice colpa del PD, accaduta nell'audizione di ieri in terza commissione. L'accordo false griff sugli scaffali scatta il giro di vite, l'agenzia delle dogane e Palazzo Spada hanno firmato un'intesa per mettere in campo una task force contro le contraffazioni. Dal tribunale, assalto al supermarket, i banditi restano in cella. L'avvocato Mattiangeli dice: il mio assistito deve andare a scuola all'esame di maturità, e dice, la foto su Instagram era solo un vecchio post. Saldatore, addio, siamo sempre a Terni, parliamo di scuola. Ora l'Ipsia punta su biciclette e moda. Riparazione bici e cucito, due nuovi corsi di formazione. Il dirigente Canolla dice, l'obiettivo è il reinserimento sociale. Ad Orvieto il caso, il Mancinelli resta deserto, va vuoto il bando per la gestione. Dunque è andata deserta la gara europea indetta nei mesi scorsi a Orvieto per l'affidamento in gestione integrata del Teatro Mancinelli e del Palazzo del Capitano del Popolo e del Servizio Yacht di Informazione e Accoglienza Turistica. La scadenza per la presentazione delle partecipazioni ieri non sono state presentate offerte. La proposta cascata, aprire il percorso 5, lo sostiene il capogruppo del PD Francesco Filipponi, che ha presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale. A Narni, toponomastica, il ricordo di Netti, pioniere dell'idroelettrico. Aldobrando Netti, un pioniere dell'energia idroelettrica, lo definisce così Giuseppe Fortunati, anche lui ingegnere, che ha fatto della ricerca su questo personaggio emblematico una vera e propria missione. Da Orvieto si parla anche della crisi del turismo, scontro, i dati di Federalberghi tracciano un bilancio negativo, perso un terzo degli arrivi e delle presenze in due anni. La replica della sindaca Tardani, che difende però le scelte fatte, dice numeri giusti ma non si tiene conto dell'effetto della pandemia. A Narni compra un turista per 10 anni, vince 300.000 euro, dunque la dea bendata ha fatto tappa proprio a Narni. La storia di Derby, a cui è stato dato l'addio, salvò vite ad Amatrice. Il suo nome figura nell'elenco dei vigili del fuoco in pensione, è stato inserito come gli altri colleghi per sopraggiunti limiti di età. Niente di strano, si legge dal l'articolo di Lucilla Piccioni. Dopo una carriera costellata di premi e riconoscimenti, in realtà la cosa è davvero inconsueta, tanto da essere l'unico caso in Italia, perché Mark Derby è stato sì un vigile del fuoco a quattro zampe e ora che se n'è andato tutti i colleghi del comando di Terni hanno un nodo alla gola e hanno perso un tenerissimo amico. L'appuntamento caccia al tesoro e mostre, la Pasqua si passa al museo, da sabato a lunedì i locali del caos resteranno aperti, laboratori dedicati ai bimbi sulla plastica. E veniamo anche alle notizie con il Corriere del L'Umbria. Da Perugia picchia la madre per i soldi dei videogiochi, chiuse le indagini a carico di un 17enne per cui si ipotizzano i reati di maltrattamenti in famiglia e lesione, minacce col coltello, i fatti denunciati vanno avanti dal 2019, botte anche al padre. Pronto soccorso al ragazzo difeso da Gemma Bracco, è stato praticato anche un TSO, si legge proprio con il Corriere.
Strappa i capelli alla ex e minaccia di bruciare casa. Un tunisino a processo per stalking è stato arrestato, era anche con un'auto rubata. E poi il caso, due ambulanti a processo vendevano prodotti tarocchi. Il regolamento, armi ai vigili, niente obbligo di certificazione. A casa della ex fidanzata, nonostante il divieto, è stato denunciato. La polizia è stata allertata dal segnale del braccialetto elettronico. Andiamo ancora avanti, è stato preso un altro pusher delle uova Kinder, un albanese è stato arrestato con la cocaina che era nascosta dentro i prodotti di cioccolato. È il secondo caso in 10 giorni. Aiuto al fratello malato, ha motivato così l'attività di spaccio. Acquisto ad Aversa è la località da cui proviene lo stupefacente. Paga Rolex da 11.000 euro con assegno fasullo, deviata da un complice la telefonata alla banca per chiedere rassicurazioni sul titolo. Ancora da Perugia, 5 anni per la nuova cittadella della giustizia. Dal demanio c'è l'ok al restyling dell'ex carcere, entro il 2023 la progettazione definitiva. Nuova collocazione per il punto tamponi che si sposta da Pian di Massiano a Monteluce. E poi di nuovo la notizia di aspettare il Perugino, il biglietto unico per l'accesso a 5 musei. Dal Trasimeno, opere edilizie senza autorizzazioni, sono 17 le denunce individuate sul territorio dai carabinieri forestali, le irregolarità anche su piscine e recinzioni. Tra i 200 controlli effettuati in un cantiere è stata scoperta anche la modifica del profilo di una collina. A Castiglione del Lago 44 volontari raccolgono ben 125 kg di rifiuti, sono state ripulite l'area del ex poste, la zona del palasport e quella vicino alle scuole. A Panicale, all'Arca di Pan, tornano cineforum e corsi di teatro per bambini e adulti. È stato infatti presentato il cartellone dell'associazione No Profit. Andiamo ancora avanti, siamo ad Assisi, agricoltori raccolgono 6.000 euro per il Meyer. Chiusa con successo la festa itinerante, il presidente Castellani dice vicini a chi ha bisogno. A Bastia Umbra nasce un centro polifunzionale, è stato inaugurato in città, è ideazione, promosso dalla diocesi e rivolto a enti e associazioni. E poi ad Assisi, Palma d'Oro consegnata a Maurizio Schepici, che è campione di motonautica dall'Osservatorio per la Pace. Il riconoscimento è per chi si prodiga in favore della fratellanza tra i popoli. A Todi, geobonus tra i progetti della Giunta per Colle, aree verdi e Pantalla. Sfruttano gli sgravi previsti dal decreto, l'amministrazione punta al recupero della palazzina comunale nella frazione per realizzare centri d'aggregazione. A Deruta sono stati rifatti marciapiedi e segnaletica per una spesa di 300.000 euro. Per aumentare la sicurezza sono stati anche installati nuovi lampioni in incroci che erano poco illuminati. Da Marciano il premio Campiello Giovani, una marcianese è tra i 25 big. Si tratta di Chiara Menichetti che si è fermata alle semifinali con il racconto Non tirarti indietro. Andiamo ancora avanti, la pagina dell'Alto Tevere dedicata purtroppo alla morte sul lavoro, schiacciato da lastre di vetro, dove ha perso la vita un uomo di 65 anni, residente a Sansepolcro. L'udienza da Perugia, fucilate e minacce ai vicini, sparo a grandi e piccoli, due a processo per aver esploso in aria, due colpi davanti all'abitazione dei confinanti. Holy Wine, l'evento della ripartenza che è stato presentato a Verona. E poi invece da Umberti d'arte piace, sono stati 200 i visitatori, numeri positivi nel primo weekend per la mostra di 21 artisti locali allestita alla Rocca. Da Città di Castello, bambini dell'asilo raccolgono materiale per i profughi ucraini. I 115 della Scuola dell'Infanzia Latina hanno aiutato anche a confezionare i pacchi consegnati all'Emporio della Solidarietà per la successiva distribuzione. Siamo a Gubbio, la mia attesa è durata 4 anni, lo dice Paolo Procacci, secondo capitano. Sono stato sorteggiato nel 2018, poi è arrivato il Covid, ora vivo un sogno. Si parla dunque della festa dei ceri, parlano proprio alcuni protagonisti di quest'ultima. Dopo la rinuncia di Nicchi, primo capitano sarà Edoardo Amadei, che parla di una grande responsabilità. Di nuovo la notizia della scomparsa di Chiara Frogoni, la ricorda il primo cittadino. E poi ancora da Gubbio la denuncia di 400
Eugubini, senza medico di famiglia. I pazienti di Colonnata, Belvedere, Monte Urbino, Val di Chiascio e Santa Cristina hanno scritto segnalando proprio questo grave problema al sindaco. A Gualdo Tadino, alunni delle elementari alla scoperta del comune, faccia a faccia con Presciutti per alcuni allievi delle classi quarte di Tittarelli e Cartiere. C'è una mostra e un convegno per festeggiare il ritorno della processione. L'appuntamento è giovedì mattina nella sala consiliare. A Nocera Umbra invece è stato approvato il bilancio di previsione, via libera a nuovo personale. Il sindaco Caparvi ha detto è un'azione necessaria per affrontare al meglio la fase di programmazione e la gestione post-Covid. Con le pagine del Corriere un inserto dedicato alle ricette per la Pasqua, noi però andiamo avanti. Mio figlio picchiato davanti alla scuola. Di nuovo a Foligno, il 13enne aggredito venerdì da un compagno che ha riportato un trauma cranico. La preside dice stiamo ricostruendo i fatti. Divina Commedia, 550 anni fa la stampa della prima copia era l'11 aprile del 1472, quando fu realizzata in casa dell'orafo Folignate Orfini. Zuccarini parla di un primato nel mondo. E poi di nuovo la caccia alle uova per il reparto di pediatria dell'ospedale. L'iniziativa, grande successo per l'iniziativa che si è svolta agli Orti Orfini con 50 bambini insieme dell'associazione L'Oasi. Il testamento di Lucia, viviamo per i nostri valori. Nel 2016 la ragazza morta in un incidente in Giordania fu intervistata da Giacomo Innocenti. Morta purtroppo venerdì durante una vacanza in Giordania. Da Bevagna, la rivoluzione della viabilità in centro, parcheggi in tutte le vie d'accesso, domani sera l'incontro pubblico per spiegare il piano sosta. E poi a Foligno, era all'auditorium, arriva la favola Bella e la Bestia. Appuntamento a San Domenico e poi a Bevagna con lo spettacolo. A Spoleto si discute sulla ZTL, attivazione rimandata a fine maggio, telecamere aria A spente nei giorni feriali. Il vice sindaco Lisci, è un periodo complesso ma andranno prese decisioni importanti. Settimana di visite gratuite per le donne in ospedale, gli specialisti saranno disponibili dal 20 al 26 aprile al San Matteo degli Infermi, la prenotazione è però obbligatoria. E poi ancora dalla città di Spoleto, prima del film girato La donna per me, è stata presentata a Roma la pellicola diretta da Marco Martani. Si pensa ad una proiezione dedicata a Spoleto. Ancora retake in cerca di una sede, il gruppo di 40 volontari che da un anno si dedica al decoro della città si è rivolto al comune, promosse 35 raccolte dei rifiuti. A Norcia di nuovo la denuncia di ANCI che chiede un intervento delle istituzioni sugli aumenti e sul preziario inadeguato, senza provvedimenti si blocca la ricostruzione. Sempre a Norcia in consiglio si decide su IRPEF, IMU e TARI. Domani pomeriggio è convocata la seduta in videoconferenza a partire dalle ore 18. A Spoleto rinnovate le RSU del comune, la FIP CISL ottiene 44 consensi. A Terni la TARIC premia gli utenti virtuosi. Lo dice il presidente dell'ASM, che chiarisce che la tariffa puntuale non serve a far risparmiare i cittadini ma a ridurre i rifiuti indifferenziati. A maggio si terranno le elezioni per i delegati dell'AST, si rinnova dunque il parlamentino sindacale in Viale Brin. L'iniziativa Lotta alla contraffazione è stato firmato protocollo d'intesa proprio dal comune di Terni. E poi per la cronaca, rapina al supermarket, restano in carcere i due ragazzi arrestati. Il GIP ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri. Sulla decisione ha pesato anche il precedente dell'aggressione a Rimini. Per il borgo di Piediluco si può fare molto di più, lo dicono residenti e operatori turistici che chiedono maggiore attenzione per il centro lacustre. Segnaletica stradale inadeguata e manca lo sportello bancomat. Canottaggio da Terni, uno sport che fa la differenza. Dopo il Memorial Paolo D'Aloia sono in programma altre manifestazioni di livello internazionale. A Terni, sempre per lo sport, la città ospiterà i mondiali di scherma paralimpica. L'evento si svolgerà nel 2023, sono attese 20.000 presenze in città per 2 settimane. L'assessore Proietti ha detto nel nostro territorio lo sport vale il 10% del PIL. Ancora da Terni il lavoro, San Gemini, chiesta la cassa integrazione, l'azienda ha proposto 4 giorni di CIG fino a maggio, in aumento i costi delle materie prime. Sempre con il Corriere siamo ancora a Narni.
anni, gratta e vince 300.000 euro. Il possessore del biglietto ieri è tornato nel punto vendita narnese per salutare e ringraziare il titolare. Venduto alla tabaccheria di Matteo Veschitelli a Miriano, il tagliando fortunato del turista per 10 anni. A Baschi lo chef Vissani firma le uova di Pasqua per la pace. A Narni la denuncia, un denso fumo nero minaccia le zone al confine con il Viterbese. È rientrato però l'allarme inquinamento legato all'incendio di un'azienda di Gallese, in allerta i sindaci di Narni, Otricoli e Calvi. E poi anche il Corriere dedica la pagina della cultura al Festival di Spoleto 2022, dove risuonano le voci delle donne. Vediamo anche le notizie con la Nazione. Da Perugia, Tulipan Wellness, i colori della solidarietà, grande successo dell'iniziativa di un gruppo di medici per recuperare il contatto con la natura dopo due lunghi e durissimi anni di pandemia. Voto unanime in consiglio, il cardinale Gualtiero Bassetti è diventato cittadino onorario del capoluogo. Per Olmeto c'è l'ok al bioparco e alla produzione di metano. Bandi su economia circolare e rifiuti, progetto per il recupero dell'impianto di biogestione. A Panicale di nuovo i controlli dei carabinieri forestali, Casale Convista c'è la maxi fumulta, hanno portato alla denuncia di ben 17 persone. A Tuoro nasce la confraternita di Misericordia di Tuoro, si è costituito un comitato promotore presidiato da Marco Paolacci, la cerimonia con il vescovo Salvi. A Corciano, intitolato a Renato Luigetti, il parco di Ellera, primo passo verso la riqualificazione. Ad Assisi dona una spesa, grande cuore, raccolte 5 tonnellate di rifiuti per le famiglie in gravi difficoltà, saranno date all'Emporio Solidale Diocesano 7 ceste di Santa Maria degli Angeli. A Bassia invece c'è il nuovo centro polifunzionale, inaugurato lo spazio ideazione per i più fragili. A Gubbio cercasi un dottore disperatamente, da Colonnata a Belvedere il grido di 400 cittadini abbandonati che dicono aiutateci ad avere un medico di famiglia. A Nocera c'è l'ok al bilancio di previsione. Caparvi, il sindaco, ha detto sono stati mantenuti gli equilibri finanziari. Sempre da Gubbio i volontari hanno raccolto 10 quintali di rifiuti selvaggi, l'associazione Plastic Free insieme ai ragazzi dell'oratorio della parrocchia di Loreto, grande senso civico. A Gualdo Tadino, Cambiotti all'attacco, il piano parcheggi del centro va cambiato, il gruppo consiliare di Siamo Gualdo, Fratelli d'Italia, chiede di convocare l'apposita commissione. A Città di Castello, da la scuola a Badia Petroia, 1,5 milioni alla primaria, polo educativo per la zona sud. E poi il successo di Umberti d'Arte con una partenza col botto e ben 200 visitatori. Da Foligno, successo per la caccia all'uovo, ora un dono alla pediatria. E poi invece a Spoleto la polemica, Pasqua ancora senza aria camper, i lavori non sono terminati. A Colfiorito le attività per i bambini, il parco sarà aperto per le ferie. A Terni di nuovo la Tarik, non ha lo scopo di far risparmiare, lo specifica il presidente dell'ASM Mirko Menecali. Valzer in consiglio comunale, Margaritelli dalla Lega passa Fratelli d'Italia, cresce dunque il partito di Giorgia Meloni. C'è un appello condiviso per la pace, la preghiera interreligiosa delle comunità locali. L'avvertenza sanità ancora da Terni, ospedale sempre più nel caos. Lo denuncia la CGLFP al viceprefetto vicario Andrea Gambassi, chiedendo un incontro urgente. Effetti ambientali, maxirogo a Gallese, Calvi e Narni restano in allerta. Ad Orvieto, gestione beni culturali, zero offerte, nessuna risposta al bando europeo per l'affidamento del Mancinelli e dei servizi turistici. Andiamo ancora avanti ad Orvieto, no ad attività ricettive nell'ex caserma Piave, Federalberghi ha incontrato il sindaco Tardani, supportare la voglia di investire delle aziende. E poi la sicurezza del commercio, più controlli, firmato come detto l'accordo tra agenzie dogane e monopoli e comuni di Terni per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio. Per il tempo libero con la Nazione, grandi eventi, note d'estate, Mannoia e Bruno Risas, l'artista romana sarà ospite di Suoni Controvento, il cantautore invece al frontone per l'Umbria che spacca. Passiamo alle notizie ora con la pagina sportiva, siamo ancora alle notizie della Nazione. Calcio di Serie B in primo piano, playoff grifo, ora non resta che volare. Il Perugia dovrebbe conquistare 10
10 punti per sperare, conterà anche non farsi scavalcare. Oggi parte il processo plusvalenze. Sempre per il calcio di Serie B, Ternana ancora in corsa, nel mirino c'è il Frosinone, playoff distanti, ma le fere non mollano. Il portiere Iannarilli verso il recupero. Scendendo in Serie D parla Santiago Ciganda, Foligno venderemo cara la pelle. E poi per il volley femminile, Matteo Bertini è il nuovo coach della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il tecnico ha detto il progetto ha fatto la differenza. Andiamo ancora avanti, parliamo di volley. Sir Perugia Colaci sarà lunga e difficile. Domani sera la semifinale scudetto con Modena. Per il calcio di eccellenza, sabato trasferta ad Assisi per la Serie D e l'Orvietana prepara la festa. Vediamo anche le notizie con il Messaggero. Grifo, servono 10 punti, tutto è ancora possibile. La Ternana, ago della bilancia, per Cittadella e Frosinone 4 battaglie assicurate. Si gioca lunedì, ripresa degli allenamenti invece prevista per domani. Sgarbi col tutore, l'infortunio potrebbe rivelarsi molto serio. La vicenda Santo Padre non ha offeso quell'arbitro, la squalifica è stata annullata. In Serie D, come detto, il Foligno è già al lavoro per la Pianese. Per il tennis, da Perugia Francesco Passaro sale fino alla posizione numero 354 della classifica mondiale. Andiamo a Perugia ancora, Libertas contro Lerici e Montagnini va in nazionale. Libertas KO, scusate, contro Lerici e Montagnini va in nazionale per la pallanuoto. Motocross a Gioiella, saltano i baby piloti di casa. A Gubbio 9 squadre, il stop calcio il giorno dei ceri, è questa la richiesta avanzata dalla città. E poi Petrucci, fenomeno, nessuno come lui. Il Ternano ha vinto 2 gare consecutive all'esordio in Superbike ad Austin in Texas. Mugello, Dakar, America, una carriera tra alti e bassi, ma sempre a tutto gas. Ha detto non è stato facile vincere, sono arrivato a correre negli Stati Uniti con soli 4 giorni di test. Il punto tattico Ternana, la svolta passa per gli esterni. E poi per il canottaggio da Terni effetto da Loia, il presidente a Bagnale dice modello vincente ma acceleriamo. Vediamo anche qualche titolo proprio con il Corriere dell'Umbria per quanto riguarda lo sport. Calcio di Serie B al Grifo, come detto serve un'impresa, 4 giornate alla fine e 5 punti da recuperare sul Frosinone sono tanti. Per la Ternana è il 3-5-2, l'oro di Lucarelli utilizzato in 5 gare nel girone di ritorno, ha fruttato 13 punti con appena 3 gol subiti. Volley Superlega, Sir versus Modena, battuta e attacco numeri al top, domani al Palabarton, gara 1 di semifinale scudetto, Block Devils ed Emiliano ai vertici nei due fondamentali. Parliamo di Serie C, Modena vuole la B a Gubbio, giovedì se gli emiliani vincono salgono tra i cadetti, ma il tecnico Tesserra non si fida. Nel 2019 ho avuto il match point al Barbetti con il Pordenone, ma non andò bene. Da Perugia Brunori superstar, il nuovo goleador del calcio umbro, il centravanti di Petregnano ha segnato 24 reti col Palermo superando i 23 di Ravanelli nel Perugia dell'87-88. In eccellenza ci pensa Nicodemo, l'Orvietana sogna, il gioiellino biancorosso dice emozione e liberazione dopo l'infortunio. Show a Gioiella per il motocross, dominio umbro nella Cadetti 65. Mescolini di 11 anni davanti a Burrini e Papa, bene anche Zaccaro e Cardaccia nella top class. Al Rosardi cifra record di 263 piloti iscritti, soddisfatti padroni di casa del motoclub Trasimeno. E questa era l'ultima notizia per la prima parte della rassegna, ora pubblicità e poi torniamo con il caffè.